sale a 9 il numero degli assessori comunali a Palazzo del Carmine. Come un fulmine a ciel sereno rese note le nomine di Ettore Garozzo e Ivan Rando, entrambi imprenditori. Non fa più parte della giunta Luciana Camizzi. La notizia che si è sparsa rapidamente in città è la discussione del momento sui gruppi social che riguardano Caltanissetta. Diversi gli attivisti del Movimento 5 Stelle che esprimono disappunto, non condividendo in primis l'uscita di Luciana Camizzi, che la nostra redazione ha contattato nel tardo pomeriggio. Ha preferito non rilasciare dichiarazioni al momento. No comment anche da Giancarlo Cancelleri, che è l'anima dei 5 Stelle a Caltanissetta e non solo. Intanto conosciamo da vicino i due nuovi componenti della giunta. Ettore Garozzo, classe 1970, si occuperà di transizione ecologica, mobilità, toponomastica, partecipazione, centro storico e quartieri. A Ivan Rando, classe 1973, bilancio, partecipate, risorse umane, polizia municipale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come matura questa nomina? Intanto la maturazione la dovremmo chiedere al sindaco. In primo luogo a chi ha elaborato questa proposta. Io ti posso dire nient'altro di come la ricevo, ovviamente. La ricevo come sicuramente un elemento di stima per quello che faccio per questa città, l'amore che dimostro nella città, nel promuoverla e nel cercare di non farla vivere alla deriva dagli altri cittadini che forse la amano un po' meno. Quindi credo che l'area nella quale si è fatta questa scelta sia questa qui. Da che parte sta politicamente Ettore Garozzo? Ma che il mio cuore batte a sinistra credo che sia fuori di dubbio. Io non ho tessere di partito da credo almeno 20 anni. Perché non mi interessano soprattutto le dinamiche di partito o movimenti che siano. Assolutamente, io sono orgoglioso di avere la mia testa e la mia lingua che non metto nel cassetto in nessuna occasione, quindi io mi ritengo una persona sicuramente di centro-sinistra, ma credo che a questo punto per governare una città e per dare il proprio contributo in città piccole come quella di Caltanissetta poco conti e lo schieramento politico, perché soprattutto in questo momento di grande confusione c'è di bisogno di ritornare all'ABC della politica, fare diventare la politica servizio per la collettività e trasformare l'agire politico in servizi concreti. Io credo che questo sia l'unico passaggio. Poi le grandi discussioni, spesso vuote, tra destra e sinistra, poco contano in questa circostanza, sicuramente. Di cosa si occuperà Ettore Garozzo nella giunta comunale di Palazzo del Carmine? Sicuramente ci sarà una mia attenzione particolare alle tematiche che riguardano il centro storico, i quartieri, come la città antica, la città moderna si collegano e soprattutto una visione verso il futuro con una rigenerazione che nel PNRR è la voce sostanziale che dà speranza a territori come il nostro. Quali sensazioni dopo questa nomina? Beh, sicuramente il momento ancora è caldo e quindi posso soltanto dire che è un'emozione perché è un'esperienza nuova per me. E se diciamo ho già vissuto impegni istituzionali nel tempo, non mi era mai capitato di vivere una esperienza del genere, per cui pronto a cominciare, sicuramente carico di impegni, di voglia, e ritengo che ce ne sia di bisogno per tutti e non posso far altro che sperare che tutto vada come immagino possa andare, come vorrei che andasse. Come nasce questo nuovo ingresso al comune? Beh, diciamo che il mio rapporto personale con Roberto Gambino nasce da lontano, è un rapporto di conoscenza prima e di stima reciproca dopo. Ho avuto sicuramente modo di
apprezzarlo durante la campagna elettorale di 3 anni fa, alla quale ho preso parte e ho, diciamo, tifato per lui. È un fatto noto e che non posso che ricordare con piacere. E nel tempo c'è stata sempre l'opportunità di scambiare opinioni, di scambiare pensieri, di confrontarsi e anche di condividere. E una volta chiesta la mia disponibilità per le mie competenze, per il mio trascorso professionale, ho onestamente pensato che potesse essere un'occasione valida per me e quindi non per tutti coloro i quali ovviamente avrebbero condiviso questo progetto, e non posso far altro che confermare, insomma, che non viene da lontanissimo, non viene da lontano, ed è una cosa che era possibile immaginare solo e soltanto per chi conosce anche il modo con il quale il sindaco ha sempre, diciamo, intenzione di circondarsi di persone che possano con competenza svolgere il suo, ognuno il proprio mestiere, il proprio lavoro, il proprio ruolo. Quale sarà il suo primo atto? Conoscere, no, non posso che innanzitutto conoscere. Il primo atto non sono in grado di dirvelo perché onestamente, essendo insediato da poco meno di mezza giornata, devo avere il tempo chiaramente di poter conoscere davvero sia le dinamiche che le persone. Per cui a tutti i livelli devo entrare nei meandri dei meccanismi della macchina comunale, per cui non lo so.